Grazie. Grazie, e ricordiamolo, ecco, che insieme a un enigma chiamato Pupo ci sono anche questi momenti musicali molto molto importanti. C'è una telefonata, sentiamo chi è venuto a trovarci. Pronto, chi parla? Pronto? Il solito ritardo satellitare. Pronto? Ma noi abbiamo fiducia. Ciao, chi sei? Pronto? Pronto? Ha cambiato voce. Pronto, sì, chi è Enzo? Sì. Ciao Enzo, sono Antonio Capodanno. Antonio Capodanno, presidente del Pupo Fans Club. Esatto. Grande. Allora. Ce l'hai fatta a prendere la linea? Sì, sono riuscito a prendere la linea, ti ho chiamato a nome di tutti gli iscritti. Mi stanno tempestando di telefonate, sono emozionatissimi per questa tua trasmissione, per questo tuo concerto live. Come sta andando Antonio? Benissimo, benissimo. Si sente bene? Com'è sì, il suono? Si sente benissimo. Io come canto, Antonio? Benissimo, perfetto, come sempre. La mia mamma che ha detto, gli ha telefonato, tutto a posto, Antonio? Alla grande, tutto bene, tutto bene. C'è Vincenzo che mi ha telefonato già 10 volte, quello che ha fatto lo striscione per il tuo per la partita di domenica, e non c'è l'emozione è così forte che non riesce a telefonare, e allora telefono a nome suo. Grazie. Anche a nome di tutti dalla Svizzera, dalla Germania, chiamano tutti, stanno chiamando a raffica, quindi insomma sei sempre grande. Va bene, grazie. Questa serata è di vostro gradimento. Sì, bellissima, di queste serate bisogna farne tantissime, Ma tutte con Pupo però, Con Pupo è normale, sempre, con noi, Pupo è sempre serata tutti con Pupo, noi. Facciamo tutte le sere. Esatto. Antonio. Dimmi. Beh, sono contento, approfittiamo allora di dire, perché veramente è nato da un po' di mesi e sta avendo un successo incredibile, il Fans Club, il Pupo, sulle ceneri del vecchio Pupo Fans Club degli anni Ottanta abbiamo ricostruito una cosa molto bella, c'è un grande entusiasmo, e Antonio Capodanno di Foligno, poi c'è l'indirizzo anche nel disco del Fans Club, è il presidente e si sta comportando alla grande, veramente un trascinatore incredibile. Grazie Antonio. Bellissimo sito, ci stanno scrivendo email in continuo, stiamo ricevendo, se ne è scritto un'altra adesso pochi istanti fa, quindi... Antonio, però fermiamoci, no, sembra tutto organizzato. No, non è niente organizzato, non sapevi che telefonavo io. No, veramente non lo sapevo e speravo di no, perché nel senso mi fa piacere, ma dico, semmai infatti, pensano che... Infatti no, non volevo telefonare, però mi hanno telefonato tutti gli iscritti, sono emozionati, allora sono stato costretto a telefonarti. No, ma è stato un piacere, grazie mille, ciao, grazie, un saluto. Ciao Antonio, ciao grande, buona serata, ciao. Grande, ciao. Ciao Pupo, questo è un email. Invece tanti saluti da Vienna e scusa ma forza Lazio. Questo nessuno è perfetto, d'altronde. Io riporto forza Lazio. Antonio ha mandato anche un'email, ma lo abbiamo appena salutato al telefono. Daniela l'abbiamo già salutata, ricordava un concerto dalla Germania, e allora a proposito di concerti tra poco torneremo a suonare dal vivo. Stavo controllando, parliamo anche di Sanremo, perché la prima canzone che andremo ad ascoltare è Un amore grande, Sanremo 1984. Tu hai fatto 4 festival di Sanremo. Sì, 4 come interprete, poi ne ho fatto uno anche come autore, sì. E com'è andata? Allora, che ricordi quattro, hai? Vediamo un attimo, allora, 1980 arrivai a Sanremo e arrivai terzo con Su di noi. Ma ricordo bello, perché Sanremo stava rinascendo quell'anno, era passato un periodo di crisi. Gli anni un po' bui, fine 70, sì. Esatto, e mi ricordo che io già venivo da successi come Ciao, Forse, Gelato al cioccolato, quindi ero appetibile per una manifestazione e ci andai con un po' di arroganza, orgoglio, un po' di sufficienza, sì. Capito? Snobbando, ma chi è questo Sanremo? Dopo, sì, ma è vero, lo dico proprio onestamente. Poi nell'81 mi volevano per forza di nuovo, perché dopo il grande successo io gli dissi, feci come grandi artisti che fanno, no, per carità, io no. Hanno scosso un trionfo, Pupo a Sanremo, no. Massimo vi manda una canzone, come fa Nel senso di zucchero, ha visto come diceva Nel senso di zucchero, che manda tutte le canzoni a Sanremo. Io mandai 2 canzoni a Sanremo nell'81, che erano Hop Hop Somarello di Paolo Barabani. Sì. Ah, sei tu responsabile? Anche sì, finalmente anche io. Lo sappiamo, ok? E Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, insomma, no? Che poi ve le canto un pezzettino, se volete, una canzone che io faccio sempre. Quindi una canzone di grande successo. E poi nell'83 invece... Ero io che quasi quasi ci sarei tornato volentieri, e mi ricordo che Ravera mi chiamò, disse, è una bellissima canzone, Cieli azzurri, stupenda, sicuramente avrà un grande successo. Quella volta, lui era un grande talent scout, quella volta si sbagliò. Sì, come andò? Arrivai penultimo. Beh, ma porta buono, Ma sai chi arrivò ultimo? Chi?
Vasco Rossi. E beh, allora, porta buonissimo, con vita, no? Sfericolata. E beh, insomma, intanto facciamo gli auguri a Vasco, sta uscendo il nuovo album. Ah, è vero, album, grande, eh? Vasco. Stupido Hotel, il 6 aprile, niente, un po' così. E poi nell'84 ci tornai in maniera carambolesca, al posto di Loretta Goggi. Mi proposero una canzone all'ultimamente, che non so perché Loretta Goggi non vuole più partecipare, problemi suoi, non mi ricordo, e mi chiamarono. Io non avevo mai cantato una canzone non mia, c'era questa canzone di Tozzi Bigazzi, quindi Tozzi, Bigazzi, Ghinazzi e Socca... No, capito? Sai, non mi sciogliete perché io sono uno che poi va a ruota libera. E allora, e quindi dissi, questa è una grande canzone, mi ricordo che mi chiamarono per interpretarla al posto della Goggi, e poi è diventata una canzone mia a tutti gli effetti, un trionfo. Arrivai quarto quell'anno a Sanremo con Un amore grande, che è la canzone che sentiremo tra pochissimo, insieme all'Indifferenza, che invece è un'altra canzone di questo nuovissimo album. Andiamo a suonare. Volentieri. E poi continueremo a parlare con Pupo. Che c'è e che
grazie. Grazie.